ragazzi, madonna ragazzi, che partito appena visto. Anzi, ho visto per metà perché all'inizio non è che mi abbia, anzi, mi ha fatto ristogliere parecchio l'attenzione, soprattutto nel primo tempo. Ma ragazzi, questa squadra, io lo dico da più o meno novembre, merita la salvezza. Se la merita con tutte le loro forze, ragazzi. Cioè, hanno fatto una partita assurda. Ed è sempre quello che dico, è quello che vorrei vedere dai nostri giocatori. È quello che mi piacerebbe vedere dal mio Milan. Semplicemente, ragazzi, il cuore, la grinta, non mollare mai. Loro in 3 minuti hanno ribaltato una partita che era persa. Era persa, ragazzi. Perché all'inizio va in vantaggio il Crotone, poi pareggia lo Spezia e agguanta in mano la partita. Dopo il pareggio ci prova, va vicino al 2-1 e invece è il Crotone a trovare il gol del 2-1 all'80esimo in sostanza. Guardo il minuto, ma più o meno era l'80esimo, se non vado errato, controllo. Aspettate. Trova il gol di vantaggio al 78esimo. Sì, ragazzi. Al 78esimo. All'89esimo un filtrante perfetto con una visione di gioco veramente enorme. La manda a Maggiore che trova il gol del 2-2. Una squadra che ha appena trovato il pareggio, cosa farebbe? Si chiude dietro, contentiamoci del pareggio? No, ci hanno creduto e fortunosamente, dite quello che vi pare, hanno trovato il gol. Però ci hanno provato fino alla fine e si sono meritati questo risultato. A me dispiace per il Crotone sinceramente, perché è una squadra per cui alla fine ho sempre dato, sempre nutrito tanta simpatia verso di loro. E mi dispiace che in sostanza torneranno in Serie B, perché a 8 giornate dalla fine, classifica alla mano, ragazzi, sono a ben 9 punti dalla salvezza. Poi ricordo che Davide Nicola fece il miracolo quell'anno, per carità di Dio, però è molto, quando incappi in sconfitte così, che non è la prima volta, diceva il telecronista, è già successo col Bologna quante partite fa? Non tante partite fa ora che ci penso, che insomma vinceva 2-1 e nei minuti finali si è fatto rimontare 3-2. Non è, diciamo, una buona dose d'autostima, soprattutto se è una squadra che c'è una rosa che è quello che è. Niente ragazzi, questa è stata una partita fantastica. Lo Spezia ha un gioco che per me è validissimo. Italiano, a mio parere, si merita molto di più che una squadra così, che è una buonissima squadra, per, insomma, per il percorso che sta facendo molto di più di quel che ci si aspettasse, però secondo me Italiano lo vedrei benissimo su una panchina di un top club di Serie A, perché ha un gioco con le idee chiare e molte volte certi errori vengono dall'inesperienza di alcuni giocatori, quindi possiamo tranquillamente giustificare questa cosa. Ho fatto questo video anche per dirvi, ragazzi, che ci vediamo tra un'ora esatta più o meno su Twitch, perché ci sarà Parma Milan e sarò in live, ragazzi, con la chat proprio nella live, e quindi vi aspetto tutti quanti, anzi vi aspetto su Twitch. Qual è il mio canale Twitch, ragazzi? Aprite il video prima, ci sono tutti gli indirizzi, comunque Adriano Lippi, tutto attaccato su Twitch, trovate il canale, vi aspetto alle 6 e se lasciate pure un follow, a me schifo non mi fa. Detto questo, questa partita meritava veramente di essere commentata, perché è stata bellissima. Cioè io tipo stavo andando di là a mangiare, a fare merenda, vabbè 2-2 è finita, mi giro, traversa rete dello Spezia. Cosa, ragazzi? No, assurdo. Oggi mi dedico un po' a guardare il calcio tranquillamente. Stasera ci dovrebbe essere Udinese, semmai do un'occhiata anche a quella. Sì, c'è Udinese-Torino, che tra l'altro potrebbe essere anche una partita abbastanza carina. Detto questo, ci vediamo più tardi su Twitch e stasera su YouTube con la reaction di Parma-Milan. Io vi dico già adesso che potrebbero nascere dei problemi. Io spero di evitare la querela.